Se sei nati come me alla fine degli anni, il video in programmazione per oggi è stato sospeso, ma non vi preoccupate, tornerà la prossima settimana perché oggi si festeggia! Cosa si festeggia oggi? Come avete letto già dal titolo, festeggio i 256 iscritti. Capisco che per molti potrebbe essere un numero irrisorio, perché festeggiare questo traguardo, 256 iscritti? Perché mi dà l'occasione di parlare di un bellissimo argomento che volevo portare su questo canale da diverso tempo, ovvero i numeri binari. E il numero 256 mi dà l'occasione perfetta di parlare di questo argomento. Ma perché 256 e no 300, 500? Perché 256 è una bellissima potenza del 2. Nella fattispecie è 2 elevato a 8. Ma quindi, cosa sono questi numeri binari? E perché li utilizziamo? E come si converte da numeri binari a numeri decimali e viceversa? E perché questo 2 elevato a 8 è così importante? Scopriamo tutto dopo la sigla! Benvenuti e benvenuti pinguini in questo primo speciale di FK Under the Hood. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo dei numeri binari. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri contenuti sensazionali che porto su questo canale, perché in questo periodo stiamo volando. Nonostante che il canale è aperto da pochissimo, ho raggiunto questo risultato che, come dicevo, seppur piccolo, in un tempo molto breve da quello che pensavo. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con i numeri binari. Dunque, prima di iniziare con i numeri binari, parliamo dei numeri decimali. Il sistema di numerazione decimale è quello che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. È costituito da 10 simboli che tutti noi conosciamo come le cifre che vanno da 0 a 9. Tuttavia, rappresentare solamente 10 numeri è sconveniente. Fatto poi 10 numeri sono da 0 a 9. E quindi qual è il trucco che utilizziamo? Quando dobbiamo passare al numero che segue il 9, aggiungiamo un'altra cifra e resettiamo questo contatore. Bene, abbiamo rappresentato il numero 10 usando il nostro sistema di numerazione che andava fino al numero 9. E questo ci permette anche di rappresentare le centinaia, le migliaia e così via. Ma perché noi umani utilizziamo 10 simboli? Perché non 5, non 15? Beh, la colpa è di queste. L'umanità, quando ha iniziato a contare, contava con le dita. Abbiamo 10 dita, 5 per mano, sistema decimale. Se avessimo avuto 12 dita, avremmo avuto un sistema dodecadecimale? Non lo so. Ma proseguiamo. Il sistema di numerazione binario permette di rappresentare gli stessi numeri, ma utilizzando solamente due simboli, 0 e 1. E qua abbiamo un problema analogo a quello di prima con il numero 10. Come rappresentiamo il numero 2, visto che abbiamo solamente due simboli? Semplice, basta aggiungere, come abbiamo fatto poco fa, un'altra cifra e resettare questo contatore. Utilizzando questa logica possiamo rappresentare gli stessi numeri come faremmo con il sistema decimale. Quindi, se non avete mai capito a fondo il sistema binario, è colpa delle vostre dita. Ma come possiamo convertire un numero binario a un numero decimale? Dunque, questa operazione sembra difficile, ma in realtà è molto semplice. Prendiamo adesso questo numero binario e, per convertirlo in decimale, basta prendere ognuna delle sue cifre e moltiplicarla per una potenza di 2. Partendo da destra verso sinistra, moltiplichiamo per le potenze di 2 elevato a 0, 2 elevato a 1 e così via. Quindi moltiplichiamo le potenze di 2 per la corrispondente cifra binaria e facciamo la somma. E quindi questo numero corrisponde a nient'altro che 149 nel sistema decimale. E per convertire i numeri decimali in binario dobbiamo fare una serie di divisione per 2. Vediamo come si fa. Allora prendiamo il nostro numero 149 un'altra volta e lo dividiamo per 2. Caliamo il 14, il 2 nel 14 sta 7 volte, 7 per 2 fa 14 e otteniamo 0. Caliamo il 9, il 2 nel 9 ci sta 4 volte, 4 per 2 fa 8 con il resto di 1 e questo ce lo conserviamo. Proseguiamo, 74 diviso 2, caliamo il 7, il 3 nel 7 si sta 3 volte che fa 6 con il resto di 1, caliamo il 4 fa 14, di nuovo fa 7, 7 per 2 fa 14 con il resto di 0 e ce lo teniamo. Adesso proseguiamo col 37, lo dividiamo per 2,
il 2 nel 3 ci sta una sola volta. E qui abbiamo il resto di 1, caliamo il 7, quindi abbiamo 17. Il 2 in 17 ci sta 8 volte e fa 16 con il resto di 1. E questo ce lo teniamo, anche questo resto. Adesso dividiamo il 18 per 2. Caliamo tutto il 18, ci sta 9 volte. 18 con il resto di 0. E anche questo, guarda caso, ce lo teniamo. Dividiamo per 2. Il 2 nel 9 ci sta 4 volte. 4 per 2 fa 8 con il resto di 1. E ce lo teniamo. Continuiamo, dividiamo questo per 2, che ci sta esattamente 2 volte, 4, 0. 2 diviso 2 fa semplicemente 1 con il resto di 0 e abbiamo finito. Teniamoci questo resto e questo risultato. Adesso quello che dobbiamo fare è quello di leggere la sequenza da destra verso sinistra. Quindi partendo da destra verso sinistra abbiamo 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. È quello che volevamo ottenere. Ognuna di queste cifre binarie vengono di solito chiamate bit. Che la parola bit nasce dalla contrattura di due parole inglesi. Binary digit, che semplicemente significa cifra binaria. Wow. Fino a questo punto, per semplicità, ho parlato dei numeri decimali interi. Adesso andiamo a vedere quelli frazionali. Prendiamo ad esempio il numero 11,1 in binario e lo vogliamo convertire in decimale. La parte intera la convertiamo come abbiamo visto poco fa. La parte decimale invece, quella dopo la virgola, va moltiplicata per potenze di 2 negative, a partire dal bit appena dopo la virgola verso destra. In questo caso ne abbiamo solamente uno, che sarà moltiplicato per 2 elevato alla meno 1, che è semplicemente un mezzo o 0,5. Quindi questo numero alla fine risulta essere 3,5 in decimale. Semplicissimo, no? E abbiamo i numeri interi, i numeri frazionali. Abbiamo finito. E no, abbiamo finito il cap. Perché ci stiamo dimenticando dei numeri negativi? Prendiamo come esempio il numero 49 in binario. Dal punto di vista matematico possiamo semplicemente rappresentare i numeri negativi aggiungendo il segno meno. E voilà! E voilà il c***o! Perché il computer non ha il segno meno. E come facciamo col computer a dire quando un numero è positivo e un numero è negativo? Si fa utilizzando quello che si chiama complemento a 2. Ma prima di spiegarvi cos'è il complemento a 2 dobbiamo fare una considerazione. Dobbiamo stabilire una lunghezza fissa dei nostri bit. Per esempio 8, che 8 bit viene comunemente chiamato byte. Ma perché 8 bit sono un byte? Perché non 9, 15, 18? Beh, la storia è lunga e ve la faccio molto breve. Agli albori dell'informatica si era stabilito che un byte doveva essere l'unità di informazione necessaria per rappresentare dei caratteri allo schermo, utilizzando una codifica, cioè associando un numero a un carattere. Si sono susseguite diverse dimensioni, 4, 5, finché poi arrivò la ASCII o la ASCII, come dir si voglia, che stabilì una tabella utilizzando 7 bit per i caratteri. 7 bit che si possa rappresentare fino a 128 numeri, da 0 fino a 127, sarebbe stato sufficiente per rappresentare tutti i caratteri che servivano, comunque la gran maggioranza. Vabbè, erano americani, io me frega un c***o del giapponese e cinese che loro hanno migliaia di caratteri. Gli sviluppatori di computer dissero: ragazzi, non utilizzate cose dispari, utilizzate un numero di bit per rappresentare un byte che sia una potenza del 2. E cosa c'era quello appena dopo? Il 7? 8. Nonostante che poi i computer si sono evoluti, questa cosa è rimasta, quindi un byte adesso è 8 bit. E adesso torniamo al complemento a 2. Il primo bit, quello più a sinistra, lo otteniamo come bit di segno. Quando è 0 significa che il numero è positivo, quando è 1 invece è negativo. Quindi come facciamo a far diventare questo numero negativo? Dobbiamo fare il complemento a 2. Prima di tutto dobbiamo invertire ogni bit. Quello che è 1 diventa 0 e viceversa. Questo si chiama complemento a 1. Dopodiché aggiungiamo 1 e otteniamo questo numero. Quello che ne risulta è il numero meno 49. Con 8 bit possiamo rappresentare numeri che vanno da meno 127 a 127. Se non consideriamo il bit di segno, possiamo rappresentare numeri che vanno da 0 a 255. Ed è per questo che sto facendo questo video a 256 iscritti, perché
Con 8 bit si possono rappresentare 256 numeri, sia che abbiamo il bit di segno che non ce l'abbiamo. 8 bit, 256 numeri. Ma perché il complemento a 2? Il complemento 1 non è sufficiente. In realtà col complemento 1 abbiamo un problema, che semplicemente invertendo il bit avremmo due rappresentazioni per il numero 0. Facendo il complemento a 1 di 0 si ha una sequenza di tutti 1, che corrisponderebbe ad avere più 0 e meno 0. Ma in matematica più 0 e meno 0 non ha senso, perché in matematica lo 0 è senza segno. Quindi per ovviare a questo problema si fa il complemento a 2, che parte dal complemento a 1 aggiungendo 1. Benissimo pinguini, mi sa che per oggi, per questo speciale, ho parlato abbastanza. Anche perché ci sarebbero tante cose da dire, tipo l'ordinamento dei byte, i numeri ottali, esadecimale, tante altre cose. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un commento o mettete un like. E vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina. E vi ringrazio per essere stati qua a guardare questo video e per il risultato che avete fatto raggiungere al mio canale. Spero di crescere ancora e di portarvi altri contenuti interessanti. Ciao Kilo!